Benvenuti ragazzi su canale PG Passione Games, nuovo episodio targato. Intanto mettiamo un po' di luce perché sembra di essere un pochino di luce. Sembrava di essere, diciamo, in una atmosfera dark e non è certo il contenuto di eFootball quello più giusto. Allora, mettiamo un po' di musichina che ci fa un pochino di compagnia, un po' di compagnia. Allora, diciamo, buona domenica ragazzi. Siamo entrati nel vivo della primavera e quindi anche football propone qualcosa di interessante. Ci sono state tutta una serie di informative durante la settimana, master sì, master no, ma noi continuiamo in maniera, diciamo, continua e costante la nostra, diciamo, visione di quelle che è appunto quella che è stata la settimana di eFootball. C'è un aggiornamento live in corso, lo stiamo facendo. Diciamo ora oggi pomeriggio alle 14:30 come sempre partita del campionato di furto, tanto ci sono questi tre personaggi, soprattutto il primo, il Ronaldinho, il Gaucho come qualcuno chiama e come è stato chiamato nella realtà, e a me interessa anche il buon Ganz, Maurizio Ganz, che è stato, diciamo, uno degli attaccanti milanisti che è rimasto nel cuore dei tifosi appunto in casacca rosso-nera. E poi Adriano in varie versioni. Io parlavo con un amico del canale Calizio, che saluto e che ringrazio per la sua, diciamo, come posso dire, partecipazione alla community per PG Passione Games, e il quale ha trovato, mi ricordo, e fece fiamme e fumi, si dice così, no? Per poterla avere, poi è rimasto decisamente deluso. Non so se questa carta decisamente oppata per determinati obiettivi è più forte di quella che aveva il buon Calypso. Comunque poi magari mi informerò e ve lo dirò, perché sicuramente vorrà provarlo. Ma Ronaldinho ragazzi è pur sempre Ronaldinho, giocatore dalle caratteristiche tecniche indiscutibili. Mi stavo attorcigliando, oggi mi attorciglio un pochino, forse è la primavera, boh, non lo so. E dal suo caratteristico aspetto, così un po' da gaucho proprio, no? Con quella bandana che gli copriva praticamente, gli permetteva di vedere, di non avere gli occhi su, e poi quel suo sguardo, il suo pronunciato, no? Aspetto del dente che appunto lo caratterizzava durante la sua carriera strepitosa, anche nel finale diciamo della sua carriera nel Milan è stato ha graziato le platee del campionato italiano con delle veramente come dire, con delle giocate esagerate. Rivediamoci un attimino questo video dal punto di vista delle come posso dire, delle riproduzioni, vabbè, a prescindere dai movimenti che comunque sono veramente fatti bene, anche dal punto di vista grafico il gaucho è molto ben rappresentato. Sarei molto tentato, devo essere sincero, anche se ho un po' riperso la passione di giocare a eFootball per vari motivi, non ve lo sto a chiacchierare. Porta avanti il campionato, poi alla fine del campionato non so se continueremo con quella formula, voglio dare un po' di ninfa diversa al canale, se si può parlare di ninfa diversa, e magari riproponendo qualche partita del faccione sull'online. Dicevo appunto, ero un po' tentato di cercare, no, ritornare a shoppare su eFootball, ma poi ho detto ma perché ragazzi, quando con eFootball, con tutti i premi che ci danno, ovviamente gaucho deve avere un bucio de cosiddetto per poterlo ottenere, però perché poi andare a spendere quando in un gioco come questo, tra premi, accordi al buio e cippalippa, poi di fatto la squadra te la costruisci molto bene. Chiaro che se uno vuole avere il proprio club, personaggi del tipo appunto, ora c'è Ronaldinho, ma c'è stato Beckenbauer, c'è appunto Adriano, c'è già stato Adriano, c'è altri personaggi, c'è Gullit, c'è Van Basten, sono tutti giocatori. Allora a quel punto lì ovviamente uno deve un attimino spendere, oppure sperare che delle monetine che ti arrivano riesci ad avere la fortuna di beccarli, che tante volte altrimenti ti devi pagare. Io l'unica fortuna fra virgolette che ho avuto è quella di avere Van Basten, che tra le altre cose a me non sembra un grandissimo
perlomeno io per quelle poche partite che ci ho fatto sull'offline, sì, ovviamente fa reparto per conto suo, io l'ho affiancato diciamo un tempo con la carta regalata di Inzaghino, e ho visto che sì, Inzaghino ovviamente veniva liberato, gli spazi venivano liberati da Van Basten e Inzaghi si trovava spesso e volentieri davanti alla porta, ma credevo, ripeto, poi magari io non lo so usare, per l'amor di Dio. Ok, ragazzi, andiamo avanti, vediamo un po' se si vince qualche cosa. Allenamenti. Oh, Blue Cock, compagnia di Nazari con Blue Luck. Set Avart 1 con Nazari con Blue Cock. Ok, un po' di premi. Riguardo al premio del giro 20 nel gioco bonus, abbiamo risolto questo problema durante la manutenzione del giorno 4. Per scusarci il problema, abbiamo dato 10.000 GP. Come ho detto, appunto, praticamente i GP piovano come se fossero noccioline. Ora poi magari vi dico un attimino. Tanto facciamo così, il solito nostro tiro con il buon Castolo. Vai Ciccio, segnaci per noi. E vaffanculo. Ragazzi, su 10 tiri Castolo li sbaglia almeno 4 o 5. Almeno. Ok. E vabbè, ma tanto o vincere o non vincere... Sandavali. Allora, 50.000 GP che ci possono far comodo magari per poter... Questo cos'è? Oh, 100 monetine, via, mamma. Nel prossimo c'è 100 monetine magari. Andiamoci a vedere un pochino i giocatori. Allora, ragazzi, qualcuno, giustamente, in privata sede mi ha detto che spesso e volentieri mi dilungo e chiacchiero un po' troppo, quindi, appunto, in virtù di questo consiglio molto, 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 come dire, ben accetto da parte del faccione, cercherò di essere un pochino più... sintetico, quindi vedremo alcuni giocatori, non tantissimi, quelli che magari a me piacciono e quindi ovviamente ve li andate a vedere, ma soprattutto anche quelli che potrebbero essere utili in un certo contesto. Sapete che io con il football prediligo il centrocampo a 3 con il mediano, quindi un 4-3-3 senza il trequartista, oppure con il trequartista e quindi senza le ali. Questo è un po' il mio... come dire, il mio status di gioco. Non piace, a me non piace giocare molto sulle ali per quanto riguarda il football, però ovviamente non è il diciamo il top del modulo, e quindi spesso e volentieri mi dilungo ad analizzare i mediani. Oggi faremo un po' diversamente, vediamo ovviamente le carte che ci sono e andiamo appunto nel contratto. Scendiamo subito. Ah no, aspettate, prima prendiamoci tutti i premi, perché sennò ok, abbiamo avuto gli avatar. Degli avatar, sinceramente, non so cosa ci si può fare. Allora, lista speciale dei giocatori e poi pacchetti, lasciamoli perdere. Allora, qui ci abbiamo Blue Lock, termina fra 11 giorni. Abbiamo Pesca il Milan 6 su 8. Giocando poco, sinceramente, entrando poco nel gioco, abbiamo poco sfruttato questi avatar. Vediamo chi poi ci sarà. Poi abbiamo del Worldwide del 4 di aprile, ci sono almeno due giocatori interessanti, soprattutto Rafael Leao e Rodrigo, due. Poi qui monetine non ce ne abbiamo, quindi il Gaucho anche no, però andremo ad analizzare. Poi c'è i giocatori del campionato turco che vengono molto sponsorizzati. Poi vediamo un po' con il contratto mirato. Noi come contratto mirato non abbiamo un granché, però insomma ci sono qualche cosa, possiamo solo attingere con le 4 stelle o dai campionati minori, ma non di classi numeri 10. Comunque vediamo un attimo, usciamo, perdonate, intanto andiamoci a vedere i giocatori che possono essere pescati. Ne abbiamo già pescati due, Bruno Fernandes, che tra le altre cose abbiamo fatto debuttare nel club di Mourinho nel pomeriggio e non è stato una grande cosa, mentre Rashford non l'abbiamo fatto debuttare, può darsi che debutti anche nel pomeriggio, vediamo un attimino. Ci sono Harry Kane, poi c'è Hodung, poi Garrasho, Stortus, Thomas Müller, Choupo-Moting, anche lui, e poi Kimmich. Allora ragazzi, io non mi nascondo a dire che mi piacerebbe avere Harry Kane, punta veramente, a me è sempre piaciuto, ragazzi, no, perché si narra che il buon Spinelli ai tempi della presidenza del Livorno, squadra qui ho sempre tifato il tifo anche se adesso siamo nelle categorie infime, aveva pensato Harry Kane come punta all'epoca. Harry Kane aveva poco più di 20 anni, non è solo per quello, è anche per quello, ma perché lo trovo, anche se adesso ovviamente è alla fine della sua carriera, ma un giocatore completo per quanto riguarda, cioè lui può fare parte d'attacco per conto suo e su tutti i giochi di calcio è veramente sempre presente con carte
e veramente speciale. Anche le basi, tra virgolette, se utilizzate in un certo qual modo, fanno sempre la differenza. Quindi è uno degli attaccanti che io preferisco. Preferisco lui, per intendersi, a un Lewandowski, per intendersi, pur conoscendo le capacità sia fisiche che appunto tecniche del buon Lewandowski. Quindi sicuramente non mi verrà un giocatore del genere, però andiamo a prenderlo, giriamoci. E questo giocatore che verrà fuori lo analizzeremo, e sarà il primo che analizzeremo. Vediamo un po', Chi è? Chi è? Chi è? Chi sarà? Chi sarà? Chi sarà? Thomas Müller. Vabbè. Sì. Grafica veramente molto molto simile. La seconda punta, può fare la punta, può fare il trequartista, un giocatore che, vediamolo un po', analizziamo. Allora, diciamo, lui può giocare come trequartista, seconda punta, può fare, non può fare centrocampista, secondo me, la seconda punta. Lui, il suo ruolo è quello, 1,85 per 76 kg, 34 anni, ma lui, Thomas Müller, il tedesco di Germania, ormai alla fine della sua carriera, e di base a 20 livelli di miglioramento, di base 82, è un giocatore che, vedete, ha già comportamento offensivo 85, controllo palla 78, non ha un dribbling, vabbè, associato poi anche a un controllo corpo che è pari al dribbling, ovviamente è un giocatore che non può fare il trequartista, secondo me. È un giocatore che comunque se la cava molto bene con i passaggi, o perlomeno quello raso terra, 79, il passaggio alto, i cross, no? Una finalizzazione buona, associata appunto a un colpo di testa più che sufficiente. È un giocatore che ovviamente di base a questo livello di gioco non può giocare, ma magari se vi serve una seconda punta, oppure un giocatore che magari potete farlo giocare sull'esterno, ma non dandogli quella caratteristica di esterno che corre e crossa, allora potrebbe essere, diciamo, l'oggetto da poter far evolvere. Chiaramente io lo farei giocare come seconda punta, non come esterno, e quindi gli andrei a dare un aumento di quelle che sono, portare magari il dribbling a una sufficienza, quindi aumentare i 5 livelli di dribbling, e poi maxare il comportamento offensivo, la finalizzazione e magari il colpo di testa, lasciare perdere tutto il resto. E controllo corpo, ovviamente dribbling portandolo a 70 con controllo corpo insufficiente può contare il giusto, però magari, che ne so, un minimo di spalle alla porta potrebbe aiutarlo, avendo magari un dribbling almeno sufficiente. Darei anche un sinsillino in più alla potenza del tiro, portandolo magari a buono, o questi sarebbero. Vediamo con l'effetto booster, aumenta l'aggressività, il che non ci interessa, aumenta l'accelerazione, il che non ci interessa, il contatto fisico, cioè aumenta tutte le stazze che a noi non ci interessa. Vediamolo un attimino, intanto io ho cambiato la maglia, sono sceso nelle poche partite offline, sono sceso con la maglia del Parma, la maglia crociata, mi ricorda il Parma dei tempi di che furono, infatti hanno ripreso quella caratteristica, e benvenuto Thomas Müller, continua, vediamo se poi appunto lo maxeremo. Andiamo avanti e vediamoci appunto alcuni giocatori che sono usciti tra lunedì e giovedì, riguardanti il 4, quindi giovedì, sono tutti giocatori che credo facciano parte, sono tutti play della settimana. Ecco, vediamocene due. Allora, io andrei a vedere il buon Rafael Leao, anche questo giocatore mi sembra, a parte il base, non ho nel mio club, questo potrebbe essere interessante. Giocatore chiave, 95, 1,88 m, 81 kg, 24 anni di età, nel suo pieno della carriera, nella sua maturazione. Ovviamente giocatore velocissimo, 94 di velocità e accelerazione 94, può fare l'esterno, può fare la punta, può fare il trequartista, può giocare a sinistra e a destra, io ovviamente lo vedo come ala a sinistra, oppure un esterno d'attacco un'ala a destra o a sinistra, no, ho detto bene, a sinistra, o un esterno d'attacco a sinistra. Come punta, sì, potrebbe anche, perché vedi c'ha le stazze, comportamento offensivo che è più che sufficiente, però associato a una finalizzazione 83 e un potenza di tiro 78, sì, forse la punta, questa carta forse no.
però potrebbe essere magari un attacco a due, quello più veloce, che magari, che ne so, sfrutta i movimenti del compagno più pesante, più Lewandowski, un Kane, che magari gli occupa, gli crea spazi, e lui con la velocità e con i dribbling che ha magari può fare la differenza o può far male alla difesa. Io più lui lo vedo più come ala oppure come attaccante sinistro. Può fare anche l'attaccante destro tranquillamente, non può fare l'ala destra, non è il suo, a meno che non si voglia. Vediamo un po' di tiri a giro 73, credevo ci avesse un po' più di sufficienza di tiri a giro. È una carta ovviamente super utilizzabile per i fan, ovviamente è utilizzabile da sfruttare, ripeto, sulla fascia, perché con queste velocità, questa accelerazione, soprattutto questo dribbling, è il classico giocatore magari un po' più leggerino, ma fino a un certo punto, perché il contatto fisico è 78, quindi può anche resistere ai giocatori, ai terzini più possetti, tipo appunto il compagno di squadra nella realtà, Theo Hernandez, ma penso a un Walker, penso ad altri giocatori che fisicamente reggono il corpo per esterni di questo tipo. Un buon giocatore, non vi posso dare il voto perché non l'ho mai utilizzato sui futuri, però dall'estate secondo me è un giocatore super utilizzante. Allora vediamo un po' l'effetto Bostorz, vediamo un po', 96 aumenta la velocità, porca miseria, il controllo del corpo, la resistenza e poi cambia visuale, ragazzi, la velocità va a 97 con accelerazione 95, controllo corpo 87, resistenza 83, veramente con l'effetto booster massimo, veramente va che è una scheccia. Bom. Allora poi, quindi per rompere quella monotonia che vi dicevo, quindi senza analizzare mediane, anche perché mi sembra che non ce ne siano interessanti, voglio vedere questo Sergio Ramos, giocatore di 37 anni che sta ritornato, diciamo, nella squadra. Non so se qui lui ha incominciato, il Sergio Ramos. Beh, il Sergio Ramos che dopo l'esperienza di Parigi, che è seguita diciamo alla pluriennale esperienza dove l'ha fatto diventare tra virgolette famoso a livello di ruolo, ma a livello come di personaggio nel Real Madrid, torna in una squadra sempre della Liga Spagnola, quindi torna in Spagna e finirà la sua carriera. 37 anni, 1,84 m, 82 kg. Allora, questa carta può giocare anche a destra come terzino, ma questo è un difensore, ragazzi, guardate le stazze di difensivo. 93 di over, senza l'effetto basso, poi lo vediamo. Allora, questo c'ha comportamento difensivo 87, contrasto 89, aggressività 96, coordinamento difensivo 80, forse questo è un po' lo penalizza, ma è sempre un valore buono. Salto 82, associato con competenza 92. Quando c'è un calcio d'angolo, lui deve stare davanti, perché lui può sfruttare il salto e la capacità di colpire di testa. Ovviamente non ha l'accelerazione e la velocità come stats che lo evidenziano, ma o vuoi la sua, diciamo, età, ma vuoi perché è un giocatore che deve stare davanti al portiere, è difensivo. Poi contatto fisico 85, non ha una grande resistenza, anche questo suppongo sia associato al fatto che ha alla sua età, ecco. Però questo, ragazzi, è un giocatore che può fare la differenza in difesa. Secondo me può giocare anche in squadre delle divisioni. È vero che chi gioca in divisione 1 o 2 ha i mostri sacri davanti. Ho visto tanti amici della community su Twitch, spesso e volentieri ci do un'occhiata, che appunto hanno, diciamo, nel loro roster in difensivo giocatori, non sto a dirvelo, ma insomma hanno il buon... Alcuni giocano anche con tutte leggende, come dico io, come ad esempio Maldini. Ho visto anche qualcuno che usa anche Puyol, anche se non è il top, ma appunto c'è questa curta che lo fanno giocare come terzino, una difesa a tre. C'è appunto, non mi viene, Beckenbauer, che tra l'altro ce l'ho anch'io, lo uso. Insomma, questo Sergio Ramos, però, secondo me potrebbe tranquillamente giocare in una squadra che è in prima divisione. È chiaro che questi personaggi, questi player, preferiscono avere la sicurezza, e la sicurezza la danno le stazze che presentano questi grandi campioni. Ma questo, ragazzi, non è un giocatore da sottovalutare. Anche questo non posso darvi un voto, se non appunto in base a quelle che sono le stats, ma poi bisognerebbe provarlo in game. Però ovviamente, ripeto, per me questo è super utilizzabile, anche dal punto di vista grafico è ben fatto. Velocissimamente andiamo a vedere il non abbiamo visto l'effetto booster, dove, allora vediamo un po' il booster
con l'effetto booster, eccolo qui. Oh, guarda, va, il comportamento difensivo 90, aumenta un po' la velocità, aumenta un po' la resistenza e il contrasto. Quindi ragazzi, con l'effetto booster, pur andando a 95, quindi sali di 2 over, questo è un giocatore veramente completo in difesa, ragazzi. Secondo me, se ce l'avete, questo fa la sua sporca figura in tante divisioni, secondo me anche in prima. Andiamo veloce e andiamo su a vedere appunto i tre giocatori che sono usciti veloci, ragazzi, senza perdersi troppo nelle chiacchiere. Ronaldinho pari 85, 31 livelli di miglioramento di base. Questo è un trequartista, lui gioca esterno, può giocare esterno perché però è un trequartista, può fare le fasce, non può fare la punta, può giocare a centrocampo, in centrocampo a tre, quello un po' più offensivo, può fare trequartista, può fare l'ala, può fare l'esterno d'attacco, a destra e a sinistra, è preferibile giocarlo a sinistra. Di base ragazzi, non sono grandi stats, a parte controllo palla 84, dribbling 84, sono buone ovviamente di partenza o più che sufficienti, tipo passaggi, la finalizzazione e colpo di testa no, perché pur essendo 1,82 m, ma non era il suo diciamo il suo status, no, il colpo di testa. 1,82 m per 80 kg, la carta è bloccata alla stagione 2009-2010, maglia rossonera all'età di 30 anni, quindi al culmine, diciamo alla fine, diciamo, di una parabola. Non era proprio alla fine, perché a Milano è arrivato quando aveva 30 anni, quindi altri tre anni buoni di attività, però ovviamente non è il Ronaldinho dei 23-24 anni, dove ovviamente aveva altri spunti e altre stazze per quanto riguarda, diciamo, le sue i tre elementi attacco, difesa e forza. Che dire, ragazzi, la base non è molto giocabile, se non, o perlomeno può giocare in divisioni un po' più basse senza doverlo maxare. Vediamo un po' il boost dove va a rifinire. Dribbling, aumentano appunto tutte le sessioni d'attacco, tante sessioni d'attacco, 4, controllo palla, dribbling, questo si è stretto e passaggio raso terra. Però ovviamente, se non lo maxi, questo giocatore potrebbe essere non utilizzabile sulla fascia, perché non è velocissimo, anche se ha un'accelerazione 84. Come lo farei giocare? Ma come le svilupperei? Come le utilizzerei questi livelli? Ma ragazzi, io lo farei giocare sulla fascia, ovviamente, anche se io non predico il gioco sulla fascia, ma questo va fatto giocare sulla fascia. Svilupperei innanzitutto al comportamento offensivo, lo porterei a più che sufficiente, in maniera tale che magari partecipa un po' più attivamente alla fase d'attacco. La finalizzazione la porterei magari 80, i calci di affermo le porterei magari 85, col tiragiro uguale, i passaggi ovviamente, passaggio alto e passaggio stretto io le aumenterei un po', perché insomma l'obiettivo è quello di crossare per magari la testa di un Alan, una testa di Van Basten o compagnia danzante. La velocità l'aumenterei un po', l'accelerazione potrebbe anche andare bene, il contatto fisico lasciare perdere, perché pur essendo 80 kg, ma insomma è sufficiente, può andare bene. È diverso rispetto a un Leao, ecco, per intendersi, dove il contatto fisico era più, cioè lui era più possente rispetto, è più possente rispetto a Ronaldinho. Diciamo dipende un attimino da quello che devi far giocare. Ecco, questa carta è più propensa, non è proprio un'esa secondo me, ma è più un trequartista. Allora, come trequartista c'è più importanza nel aumentare certe stats che non sono quello che vi ho detto prima, cioè ad esempio la velocità potrebbe andare bene anche quella, magari a portarla 80, ma la cosa importante è quella del controllo corpo, che comunque è già buono 79, e poi portare al massimo, o perlomeno sfruttare al massimo in maniera distribuita equa tutte le stazze d'attacco, ad eccezione del colpo di testa. Allora, in quel modo lì si avrebbe un trequartista veramente, non dico alla Maradona, ma comunque molto molto male. Dipende un attimino come lo volete far giocare, però io, dal mio punto di vista, scartate ovviamente le stazze difensive che non devono essere toccate, sceglierei più di toccare le stazze d'attacco, poi vedere come distribuirle quelle e lasciarsi qualcosa nella forza. Ronaldinho, ahimè, non l'ho mai avuto in nessun PES e ovviamente nel football, quindi anche per questo io non vi posso dare un giudizio un giudizio su questo giocatore, però ripeto, va saputo maxare bene, quindi sviluppare su questo giocatore i livelli, i 31 livelli, perché altrimenti insomma
è difficile da utilizzare. Poi magari qualcuno nei commenti mi dirà: sta dicendo delle baggianate, può anche essere, però io sto analizzando la carta così come ora, e così come ora non può calcare le divisioni di un, dalla terza in su non può stare. Quindi dovete utilizzare i livelli e diciamo distribuirli in funzione di come lo volete far giocare. Allora, distribuendoli in un certo modo, allora il gaucho può giocare. Andiamoci a vedere anche Adriano velocissimamente. Non ho comparazione con l'altro Adriano di cui parlavo, e che appunto Calypso ci è rimasto un po' male quando l'ha trovato. Rapace d'aria, punta di base, parte 83, 32 livelli di miglioramento. Anche questa carta di base è ingiocabile, secondo me ce ne sono tantissime meglio. Comportamento offensivo 84, controllo palla 74, scusate, dribbling 72. Questo va ammazzato, ovviamente. Vediamo un po' con il booster, arriva a 84, quindi sale di 1, qualche cosettina aumenta. Allora ragazzi, qui i 32 livelli vanno tutti sviluppati su la velocità e l'accelerazione, lasciatelo perdere, comunque lui deve stare davanti. 1,89m, 90 non può essere velocissimo, già va più che bene quelle due stazze di base. Poi il comportamento offensivo bisogna che voi aumentate e portate almeno 85. Controllo palla e dribbling, lasciate perdere quello. Poi i passaggi fanno schifo, lasciate perdere. Finalizzazione, tutto, colpo di testa, perché 1,89 deve averci colpi di testa. Il calcio dal fermo lo potete anche lasciare stare, tira al giro potete lasciare stare, e poi date una bella botta alla potenza del tiro e al contatto fisico. È vero che il contatto fisico, magari con la forza, che sarebbe poi corrispondente alla forza del giocatore, potrebbe appunto rendere il giocatore, come posso dire, molto tronco, però ovviamente il contatto fisico ti permette di contrastare difensori arcigni. E ora soprattutto nei divisioni un po' più alte ce ne sono tantissimi. Mi viene in mente un Van Dijk, mi viene in mente un Beckenbauer, mi viene in mente lo stesso Maldini, insomma. Ragazzi, quindi lui già buono con dato fisico 86, però magari qualche cosettina, portarlo magari a 90. E poi la resistenza, poi non deve correre questo giocatore, secondo me questa è sufficienza, ma più che vediamo un attimino, eccolo qui, il baffetto, il capello corto, peccato che ora sia diventato più di 100 ili, quindi a parte era già lì anche 90. L'ultimo è Maurizio Ganz e poi ci salutiamo, siamo stati lunghi anche stavolta. Allora, anche Maurizio 81, parte da 81, 32 livelli di miglioramento, stagione 97-98, 30 anni, 1,78 per 70 kg, quindi questo ci dice già che è minghellino. Lasciate perdere il contatto fisico, lasciate perdere anche il controllo del corpo, non può fare la punta, ovviamente a differenza dell'altro giocatore, abbiamo visto prima di Adriano, non è la punta fisica, quindi deve un attimino, dovete giocare un po' più su le stazze di velocità, quindi magari potrebbe fare un attacco a due tra lui, cioè tra Adriano e lui, dove Adriano è appunto quello fisico e l'altro invece più veloce. Comportamento offensivo 80, controllo palla 71, poi vai, passaggi anche no, finalizzazione 77, competenza 75. Paradossalmente sono un pochino meglio questi parametri rispetto a Adriano, ma ovviamente non è Adriano questo giocatore. Come li girerei questi vediamo anche l'effetto burst, il comportamento offensivo aumenta, anche la finalizzazione aumenta, anche un po' l'accelerazione. Ma ragazzi, io direi di toccare appunto il comportamento offensivo, e ritoccare il controllo palla, magari la finalizzazione, il colpo di testa, anche se è 1,78 m, ma insomma ha già di base 75, quindi, e poi dare parecchia importanza alla velocità, all'accelerazione e alla potenza del tiro. La resistenza, anche questa, magari se si riuscisse a ritoccarla, perché questo, a differenza di Adriano, deve essere un giocatore più mobile. È chiaro che anche lui potrebbe essere un subentro in una ipotetica squadra dalla terza divisione in su, mentre potrebbe fare titolare nelle categorie un pochino più basse, però ovviamente mazzando, ecco, questo sicuramente. Vediamolo, non assomiglia tantissimo allo sguardo, forse un po', però vabbè, Maurizio Ganz mi sembra che sia un new entry per quanto riguarda il gioco e football come leggende, come giocatori. Ragazzi, poi niente di altro, io volevo vedere con il contratto mirato questo qui, vediamo un po', noi abbiamo 4 stelle, quindi noi 4 stelle abbiamo Jomario e basta, e poi abbiamo Ganzo che è un trequartista, Jomario che è su due trequartisti, quindi sia Dybalino che
E lui, vediamo un po' Joe Mario, quanti livelli? 25 livelli di miglioramento. Lui potrebbe essere preso perché è un giocatore che può fare anche l'esterno, può giocare a centrocampo, e giocatore Benfica, ma non è che sia, vabbè, stazze d'attacco sono già tutte sufficienti, alcuni è vicino al buono, come lo stesso detto, non è velocissimo, questo è un trequartista, carta giusta per essere trequartista, vediamolo com'è, ma potrebbe anche essere un'idea. Mentre il Bonganzo, anche questo c'ha più controllo palla, non ha un comportamento offensivo così poi come l'altro, ha diciamo stazzi migliori per quanto riguarda i passaggi, però insomma 26 livelli di miglioramento potrebbe essere un'idea anche questo. Poi vabbè, non c'ha velocità, non c'ha niente, vabbè, ci penserò un attimino su, non stanno scadendo ora. Allora io direi di chiudere qui questo nostro episodio. Io vi do appuntamento al pomeriggio alle 14.30 con la nuova partita, non mi ricordo contro chi giochiamo, andiamoci a vedere con chi giochiamo e andiamo a vedere con chi giochiamo. Credo che sia anche l'ultima partita, se non è già finito la sua avventura. Giochiamo contro il Verona, una partita contro una squadra che non ha più niente da dire al campionato, ma anche noi, che abbiamo detto pochissimo da dire. No, per Lukaku c'è sempre, questa è la nostra formazione, con Chiesa che è rientrato a, diciamo, a regime nel team. Che dire, ragazzi, io vi aspetto oggi pomeriggio, io ovviamente registrerò subito perché così ottimizzo, no, questa giornata. Io vi aspetto nel pomeriggio alle 14.30 sul vostro canale preferito PG Passione Games. Aspetto un commento magari su qualche mia osservazione su alcuni giocatori. Ragazzi, io vedo che vi iscrivete diversi, non tantissimi ovviamente, ma questo era aspettabile. Vi state iscrivendo appunto al canale, vedo che giorno per giorno almeno uno, due ci sono. Ecco, magari condividete questa vostra curiosità per la community PG Passione Games anche ai vostri amici, in maniera tale che la community aumenta e magari, che ne so, nel tempo ci potrebbe essere anche una possibilità, grazie ai gruppi football a cui il canale fa riferimento, ma anche altri gruppi football a cui comunque, pur non essendo diretti amministratori, ma comunque partecipiamo attivamente alle loro attività, potremmo organizzare anche magari qualche torneo e perché no anche qualche amichevole tra gli amici e la community. Se vi interessa, mettete magari il link, il vostro nickname, e magari si organizzerà una stanza. Saluto tutti gli amici storici del canale, gli amici anche della Loyalty Team Manager, perdonatemi perché alcune volte vi come posso dire, storpio il vostro nome, che continuano con le loro live e i loro campionati fatti con over bassi, un po' come poi ho copiato come sto facendo io, che poi non sono bassissimi miei, ma la mia regola dice di non avere, no, in questo mio avventura nel campionato, non avere over superiori a un certo, cioè valori di over superiori a un certo limite. Saluto appunto tutti gli altri amici, Gabriele e compagnia bella, vi saluto e vi do appuntamento, ripeto, oggi alle 14.30 e poi tutta la programmazione. In settimana poi cambieremo qualche cosa, magari farò un video, uno shot, finite certe serie, sospenderemo un attimino per dar vita ad altri giochi, per dare un po' più spazio e differenziare un po' l'attività del canale. Però l'appuntamento della domenica con eFootball rimarrà, così come qualche altro spazio per quanto riguarda gli altri giochi rimarrà. Però cercherò un po' di differenziare la programmazione. Vi saluto, ciao.